Ci troviamo all'interno dello showroom Elle Kitchen di Atena Lucana in compagnia di Vincenzo Iovino, esperto di strumenti di cottura e titolare dello storico ed esclusivo negozio Steel Casa al centro di Avellino. Benvenuto Vincenzo. Grazie Domenico, bentrovati a tutti. Sono felicissimo di essere qui oggi con te. Grazie. Raccontaci la tua storia, Vincenzo. Allora, io sono la terza generazione che si occupa del mondo della casa e dei casalinghi in genere. Rappresento praticamente però negli ultimi 20 anni, come dire, la parte terminale di questa evoluzione e soprattutto in quest'ultima fase ho avviato un profondo percorso di specializzazione per il mio negozio che mi ha portato sempre più ad affrontare e risolvere tutti i problemi legati all'utilizzo degli strumenti di cottura e quindi ad esserne un esperto e quindi, come dire, a sviscerarne tutte le potenzialità. Quindi il tuo negozio è diventato un vero e proprio fulcro di quello che è la passione per la cucina, con eventi dal vivo, numerosissimi workshop, fino a diventare una vera e propria autorità del settore. Dimmi Vincenzo, a tal proposito, qual è il feedback che hai ricevuto dai tuoi clienti riguardo quello che è in generale il mondo della cucina? Allora, innanzitutto sì, hai detto bene, noi siamo negli anni, in questi ultimi 4 anni diventati un vero riferimento. Abbiamo un gruppo di appassionati con oltre 1300 membri, quindi che si chiama Cucino per Amore, manco a farlo apposta, quindi è la passione per la cucina, questo cuore pulsante della casa che muove tutte le mie attività e ovviamente che è il collettore di queste persone. Però nel tempo mi sono accorto, in questi ultimi anni soprattutto, messo all'ascolto delle persone, perché secondo me quella è una parte fondamentale e che so che ci accomuna, ho rilevato praticamente tanti problemi irrisolti e tante frustrazioni nelle persone e nei miei clienti che sinceramente mi lasciavano veramente ferito, non dico fisicamente però quasi, perché veramente situazioni nelle quali venivano date informazioni sbagliate sui piani di cottura, cucine che progettate male, cucine dove praticamente mancavano le cose essenziali che i miei clienti venivano a cercare da me per risolvere dei problemi dopo aver acquistato magari una cucina di migliaia e migliaia di euro, e questa era una cosa veramente inaccettabile per quello che è la mia professionalità. Parliamo dunque di problemi che impediscono di godere appieno di quelle che sono le attività proprie del cucinare, eppure essendo mossi da una grande passione, si ci trova poi spesso in cucina frustrati perché le cose non sono ottimizzate bene, gli spazi non sono funzionali, non abbiamo magari proprio la capienza per tenere tutti gli accessori che tu proponi ai tuoi clienti, e quindi questo ti ha portato a cercare una soluzione. Parlacene. Sì, in effetti è proprio come stavi dicendo, e questa situazione, come dire, si è ripetuta nel tempo fin quando non ho sentito proprio il bisogno di cercare questa soluzione e l'avevo individuata, o meglio, volevo realizzarla attraverso una vera e propria, come dire, unione dei due mondi, che erano quello della progettazione dell'ambiente cucina e quello degli strumenti che trovavano posto all'interno dell'ambiente cucina, perché le due cose poi potrebbero finire per cozzare. Tant'è vero che negli anni ho cercato delle partnership e di avviare delle collaborazioni, però tutte si sono fermate, come dire, all'inizio, al primo gradino, che era quello della professionalità, della puntualità nelle cose, della professionalità, quindi tutte cose che per me erano basilari ma che in realtà non ho mai incontrato. Quindi tutti questi progetti, come dire, si sono fermati ben presto, perché poi ovviamente non potevo trovarmi in una situazione spiacevolissima di offrire al mio cliente un servizio che non fosse migliore di quello che potevo offrire io prima, cioè se io ero a 10 dovevo andare verso l'eccellenza. Capisco perfettamente quello che intendi dire. Il proporre al cliente una soluzione a una problematica che si rivela la stessa proposta un problema esso stesso, no? Sì, quindi questo è assolutamente una soluzione che non presuppone nulla di buono. Per questo tu hai già cercato nel passato di realizzare questo che per te è un sogno, diciamolo, ma non ci sei riuscito fin quando non ti sei imbattuto nelle nostre soluzioni Elle Kitchen. Ce ne vuoi parlare?
In effetti, nella mia ricerca, poi diciamo un po' per caso, un po' perché forse ero spinto da questo desiderio di cercare, mi sono imbattuto nelle cucine Hell Kitchen, ho visto qualche tuo video, veramente professionale, molto molto interessante, ho cominciato ad avere quella cosa che si chiama curiosità e a avere quel pensiero che mi diceva chissà se questa non è la volta giusta. Sono passati da allora però diversi anni, perché ovviamente è passato un po' di tempo perché bisognava metabolizzare, è un progetto importante, capire pure come svilupparlo, vedere se eri d'accordo su questa cosa, perché è un mio sogno, quindi dovevo condividerlo, e devo dire che ho trovato veramente la piena disponibilità, ma soprattutto ho trovato quello che cercavo, ho trovato la professionalità e ho trovato lo stesso principio che ci muove, cioè l'attenzione per i clienti, il fatto che per te come per me i clienti sono il cuore di tutto quello che facciamo e quindi noi ce ne prendiamo cura, cioè dobbiamo fare in modo che loro escano dai nostri negozi con un wow, con un sorriso, e ritornino con lo stesso sorriso. Questa è una cosa fondamentale. Assolutamente. Quello che ci accomuna è il desiderio di voler superare le aspettative del cliente, e per questo insieme al nostro team lavoriamo ogni giorno. Hai individuato dunque quella che poteva essere la partnership strategica per il tuo progetto in Hell Kitchen e nel nostro team di progettazione, che già svolge questo tipo di lavoro, già svolge questo tipo di lavoro anche a distanza, e lo svolge con la massima professionalità, la stessa professionalità che tu hai voluto portare all'interno del tuo negozio. Spieghiamo dunque quello che è questo progetto sensazionale, nuovo, unico nel panorama italiano, probabilmente mondiale, che è quello di portare all'interno di un negozio storico ed esclusivo come Steel Casa, che si occupa della cucina in maniera veramente focalizzata su quelli che sono gli strumenti, di voler portare la cucina stessa. Quindi andremo ad allestire uno store in store all'interno del tuo magnifico negozio, con delle composizioni, le ultime composizioni della collezione Hell Kitchen, della collezione 2021, in modo tale da poter proporre alla tua clientela quelle che sono ad oggi le cucine più avanzate tecnologicamente. Vincenzo, questo è dunque un vero e proprio sogno che si realizza per te e per la tua azienda. Parlacene e lancialo al grande pubblico. Allora, io devo essere sincero, sono emozionatissimo, perché veramente è quella cosa che tu immagini nei tuoi pensieri per tanto tempo, che la tieni lì, che la coltivi, che mo ci vuole, la sogni, e che poi cominci a prendere vita e non sembra vero. E devo essere sincero, è veramente emozionante. Detto questo, noi però dobbiamo muovere dei passi concreti nella direzione di unire due realtà diverse, due professionalità diverse, e io sarò una sorta di collettore, sarò il punto d'incontro di queste due professionalità. Cercherò di fare in modo che dall'ambiente cucina alla pentola ci sia un raccordo totale che possa garantire un'esperienza unica, quasi da parco divertimenti, al nostro pubblico e ai nostri clienti, in modo da realizzare una sorta di Disney della cucina, veramente qualcosa di meraviglioso, qualcosa che possa far dire wow a chi entra nel nostro showroom di Avellino, Hell Kitchen, e che possa praticamente farlo tornare di nuovo da noi col desiderio di vedere sempre qualcosa di nuovo e qualcosa di bello. Un grande progetto davvero, qualcosa di unico, un tuo sogno che si realizza, ma spieghiamo come si articola il lavoro in questo senso. Per chi vorrà venire in contatto con le cucine Hell Kitchen, come funziona, come si struttura il lavoro? Allora, innanzitutto noi cambieremo completamente il layout del negozio, faremo praticamente uno showroom completamente nuovo nel quale troveranno posto ben tre cucine Hell Kitchen che, come dire, saranno un po' il fiore all'occhiello della nostra proposta, e abbiamo strutturato un metodo di lavoro molto preciso nel quale noi saremo una sorta di terminale all'interno del quale le persone potranno vedere, quindi toccare con mano le cucine, vederne le caratteristiche, ma la parte, come dire, concreta, quella di progettazione, naturalmente per una questione di coerenza l'affideremo a voi, perché è naturale che la nostra professionalità è al servizio del cliente per quanto riguarda la parte degli strumenti di cottura, ma vogliamo che venga seguito perfettamente da voi nella progettazione. In che modo?
Abbiamo ovviamente oggi tanti strumenti che ce lo permettono e potremmo per esempio immaginare, come già fate da tanto tempo, di progettarlo a distanza, quindi attraverso delle Zoom call o altri strumenti analoghi. Oppure potremmo addirittura immaginare una passeggiata nello showroom di Atena Lucana, perché ovviamente questa è, diciamo, come dire, una distanza assolutamente percorribile per chi volesse vedere qualcosa in più di quello che abbiamo ad Avellino, e quindi addirittura fissare degli appuntamenti in sede, perché no, in modo tale da avere praticamente uno o più possibilità di incontro, mettiamolo in questi termini. Sì, assolutamente, in modo da poter scoprire l'intera collezione della Gammelli Kitchen che abbiamo esposto qui ad Atena Lucana a Scalo. Vincenzo, è molto interessante questo punto, quindi il tuo negozio inserisce all'interno questo nuovo brand che è Le Kitchen, diventa ambasciatore della cucina smart nella città di Avellino, ma la progettazione è affidata pur sempre al nostro team di esperti e di progettisti, in modo tale da perseguire quella che è la nostra filosofia di lavoro, cioè la specializzazione. Ognuno deve fare, deve perseguire quello su cui è più bravo a garantire dei risultati. Assolutamente, Domenico, questa è una cosa su cui noi non transigiamo e so che siamo d'accordo al 100% su questo. Noi non vogliamo fare tuttologia, non vogliamo raccontare le cose praticamente di tutto il mondo, ma vogliamo entrare nel vivo, nello specifico, e fare della nostra professionalità la cosa più importante. Detto questo, io devo anche dirti che un altro degli obiettivi che ci siamo posti e che forse abbiamo omesso di dire è quello di migliorare la nostra professionalità attraverso questo scambio di informazioni, perché ovviamente avere un partner così importante che può trasmetterci delle informazioni sull'ambiente che andiamo a costruire e noi che diamo dei feedback sugli strumenti di cottura, secondo me ci porterà veramente lontano in, come dire, ad obiettivi che nessuno ancora ha realizzato. E porterà i nostri clienti a godere di un'esperienza unica e nuova all'interno del panorama della cucina, che speriamo possa garantire dei risultati eccezionali. L'appuntamento con l'Elle Kitchen Store è a fine aprile ad Avellino presso Steel Casa. Bene, non ci resta far altro che salutare i nostri ascoltatori. Ci vediamo presto nello showroom Elle Kitchen di Avellino. Io non vedo l'ora di farvi vedere quello che abbiamo preparato. Ciao da Domenico. Ciao da Vincenzo.